Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Sala Giochi. Io sono Andrea Maderna e con me oggi c'è Biagio Etna. Ciao Biagio. Ciao ragazzi, ciao Andrea. Allora, Biagio, tu collabori con Outcast ormai dal lontano 2012, da quando facemmo il passaggio da solo podcast a anche articoli. Hai scritto una valanga di articoli, tra l'altro, in questi 7 anni, ma non avevi mai partecipato a un podcast, non si era mai trovato nel modo giusto e io sono contento che la nuova formula di recensioni audio mi dia anche un modo semplice per coinvolgere più gente nei podcast e subito cogliamo l'occasione tirandoti dentro. Assolutamente. Può avere un horror il massimo del coinvolgimento per me, perché insomma. Esatto. Mi sembrava il gioco adatto. Perché di cosa parliamo oggi? Di Worse Than Death, che è il nuovo gioco di Benjamin Rivers, che aveva già sviluppato Home. Tra l'altro, credo Home sia stato recensito proprio ai primissimi tempi di Outcast, quando avevamo appena Io ho lanciato. recensito Uncanny Valley, che diciamo più o meno siamo lì. E tu mi pare che hai recensito invece Alone With You, che è l'altro gioco Quello di. sì, sicuramente, però mi ricordo che Home l'ho sicuramente recensito, non mi ricordo onestamente se su IGN, su Outkast, però mi pare che fosse un po' quello lì il periodo in Sì, cui sì. uscì. Sì. E appunto, Ed che era questo gioco horror 2D, un po' sullo stile di Lone Survivor che era uscito nello stesso periodo. Esatto. E guarda, sono andato a controllare, è effettivamente del 2012, quindi probabilmente mi ricordo bene sta cosa. E poi È un po' appunto l'inizio di quel filone bidimensionale horror Esatto, indie, sì. insomma, eccetera, eccetera. E poi ha fatto appunto Alone With You, che era questa specie di avventura che omaggiava molto specifico lo stile visivo del Mega CD. Sì, Vabbè. però con la sua sgranatura, cioè 2,14 per 144, insomma, Esatto, sì. risoluzione sì, ottimale. E abbiamo adesso questo Worse Than Death, di cui tra l'altro io ho un po' parlato in passato perché l'ho provato alla GDC e quindi ne avevo parlato nel podcast sulla GDC, però appunto è arrivato, l'ho girato a te, in versione Switch, correggimi se sbaglio. Versione Switch, che tra l'altro, essendo io un amante della console Nintendo, per me è l'ideale per questo tipo di giochi pixel art, perché li condensa, insomma la grafica appare meglio, insomma non si spixela sul 50 pollici, è ovvio che un'avventura del genere è un po' controproducente esteticamente, secondo me. Poi No, no, ci c'è sta, ci sta. chi ama i filtri oppure queste cose qua, ma io non sono il tipo da filtro. Sì, poi de devo dire che quando l'ho provato, il fatto comunque, è vero che ce l'hai lì sullo schermino, può sembrare strano, però in realtà il fatto di giocarci con le cuffie, perché alla fine portatile tendi a giocare con le cuffie, mi aiutava l'atmosfera horror. Allora, intanto hai detto benissimo, perché il sonoro è una delle componenti migliori del gioco. Sicuramente. Adesso che parto a valanga, diciamo, parlo io. E sinceramente, il primo effetto che mi ha fatto il gioco, no? Cioè, quando ho visto il trailer, ho detto, quando mi hai rigirato, dici, guarda, faresti questa recensione? Ho detto, ah, sembra Home. Ed era, insomma, lo stesso autore. Qui però ho notato una specie di deriva leggerissimamente più teen, ma secondo me voluta, non per abbassare il target, okay, perché poi alla fine ci sono morti, ammazzati, decapitazioni, cose varie. Quindi non è che già dal titolo poi non è che siamo in allegria, cioè voglio dire, No, Worse Than Death, cioè, il titolo parla da sé. Però Però sì, è vero, come tipo di racconto, Home alla fine era una storia di adulta, la moglie, qua invece torni alla riunione del liceo, è un non po' più. posso spoilerare, però chiaramente poi la degenerazione classica di tutti i giochi horror, che comunque, nonostante sia stata sdoganata ormai da moltissimi, cioè nel senso che con tutti i survival horror e i walking simulator,
stanno cercando un po' di cambiare le carte in tavola, perché non puoi essere sempre tu che parti all'inizio e poi alla fine hai ucciso qualcuno come in Silent Hill 1 o 2. Cioè, stanno vedendo un attimo di trovare soluzioni alternative, che altrimenti è inutile. Questa idea di anime un po' tipo anni 2000, no? Tipo Daria quasi, mi ha ricordato a me la protagonista, con questi occhialoni, Sì, ci sta, ci sta. questo suo fare un po', capito? Si piange un po' addosso anche perché c'è questo amicone che ha sempre amato un'altra tizia che però è morta, perché giustamente si parte sempre col morto, non in tutti i survival horror. È morta, non è morta, insomma c'è questo mistero. La rimpatriata, è tutto molto molto carino. Obbligatorie le cuffie, anche se sono protagoniste di alcuni jumpscare un po' furbini. Cioè, nel senso che il gioco monta così bene l'atmosfera, secondo me, che tu a un certo punto mi fai aprire una televisione e io devo schiantarti la notte, è quasi inutile. Però c'è a chi piace questa cosa, quindi sinceramente, visto il comparto sonoro, visto tutto l'impianto grafico, sta anche come è raccontata la storia, perché poi la protagonista Holly parla molto, eccetera, eccetera. Ora, intanto lo stile di gioco è prettamente bidimensionale, nel senso visuale laterale, alla home proprio, quindi stesso modo di procedere, un, a mio avviso, inutile salto automatico che la protagonista fa, che ne so, in relazione ad alcune scatoloni, ostacoli vari. Perché poi c'è una sorta di stamina che va a esaurirsi, ma quasi mai si rimane a corto di fiato, a meno che non sia un folle che si corre a destra a manca, ma non hai capito quel gioco. E la dinamica è fondamentalmente un'avventura grafica, perché poi gli enigmi, a differenza di altri titoli di questo tipo, sono un po' più presenti e anche abbastanza, non dico complicati, però. Cioè, devi per forza prendere appunti. È una cosa che mi ha fatto riflettere, perché giocando su Switch, io gli appunti pensavo, no? Ci sono delle cose che non puoi ricordarti a memoria. Io posavo la console, prendevo un foglio di carta, a un certo punto, disperato, verso uno degli ultimi atti, perché gli enigmi sono quelli classici dove devi spingere 500.000 bottoni al contrario, però con lo specchio davanti, il riflesso, cioè, quelle cose un po' arzigogolate, che ha per me rompevano un po' il ritmo, dico la verità. Perché Ok. anche in Silent Hill 1 c'erano alcuni enigmi difficili, però c'era molto da camminare, da correre. E qua invece addirittura calcola che a un certo visto che ci ho giocato prevalentemente in portatile, perché ho provato a vederlo come era su schermo, vabbè, insomma, non era brutto, però perdi le cuffie, perdi l'atmosfera del gioco compatto, sotto le coperte, eccetera eccetera. Una cosa che non ho gradito è stato l'utilizzo dell'HD Rumble, perché era come se ci avessi in mano un mini pimer sempre, quindi non mi trasmetteva paura, mi trasmetteva rottura di balle, quindi alla fine l'ho proprio tolto dalla console, che tra l'altro mettevi vibro off dall'opzione di gioco e non te lo do io, quindi ho detto vabbè, lo levo, eccetera eccetera. Quindi si cammina per questi enigmi e io dicevo, a un certo punto ho dovuto proprio fotografarlo col telefonino, perché stavo senza, sotto le coperte, senza block note, volevo andare avanti. Ho detto, ma questa schermata è importante, la fotografo col telefonino, poi quando vado più avanti e c'è l'enigmaccio io lo risolvo così. Perché poi il gioco era strutturato sempre in questo modo. L'indizio era sempre 5-6 stanze dietro l'enigma. Quindi fondamentalmente o ci siamo impigriti noi in senso videoludico generale, sai, accendiamo, mettiamo le opzioni e tu vai a vedere l'inventario, hai indizi, lettere, cose lette. No, qui non c'è nulla, metti start, non c'è niente. C'è solo un pensiero vago della protagonista, non, nulla, nulla di nulla. Quindi è proprio il gioco ti porta ad armarti di matita, penna e Beh, però bloccone. scusa, adesso magari dico una, non, su Switch non c'è l'opzione per fare lo screenshot? Volendo si può usare quello.
Volendo, sì, si può fare quello, ma io le opzioni screenshot non l'ho messo. Cioè, io Ah, vabbè, no. ci sono, ecco, a queste cose laterali sono completamente allergico. Cioè, il massimo che faccio io di extra ludico quando ho la PlayStation 4, perché sono aumentati 2 gradi degli occhiali, di fare lo zoom sulla console. Ok. No, ma cioè, per carità, poi magari uno non ci pensa. Ma in realtà, secondo Però è me, un consiglio, c'è il esatto. fascino di sei nell'horror e ti È prendi gli un appunti consiglio. sul blocco. Assolutamente, cioè, ma calcola che uno che è cresciuto con Dungeons and Dragons, cioè, beh, è ovvio che per lui la carta e la penna sono il mai, i brick game, come facevi. Però nella comodità del portatile, insomma, il fatto di dover disabilitare il vibro e di dover barcamenarmi con gli indizi, comunque sì, penso siano comunque figli di una pigrizia, in fondo. L'unico elemento di pericolo è questo mostro semi-invisibile che si fa vedere e a cui puoi sfuggire nascondendoti nelle zone d'ombra, le classiche zone d'ombra con successiva tachicardia della protagonista, il mostrone che continua a dire where are you per tutta l'avventura, come il più fallito dei Nemesis, e tu, se stai ben nascosta, va bene, altrimenti game over e ricominci da un checkpoint francamente vicinissimo, quindi è giusto una perdita di tempo. Non capisco assolutamente come è possibile giocare con una terza opzione che dopo 3 morti cominci tutto da capo, perché si muore c'è più di Super Mario Bros. 1, se non l'hai mai giocato, si muore. Quindi è come dire tu Super Mario Bros. Prendi tocco un fungo tutto da capo. Cioè, non lo so. Proprio mi sembra no, sarà magari reso un po' più clemente con una patch post-lancio, non lo so, comunque così com'è si muore, perché è un piacere. E ti dirò, questa cosa allora, la grafica è carina, le animazioni sono belle, più che altro è tutto coerente. Nel senso che c'è questa scelta cromatica molto specifica, ci sono questi personaggi un po' più grandi rispetto alla media di questo tipo di gioco, quindi un po' più anime, appunto. E certo, a me l'anime di quel tipo lì proprio non lo digerisco, ma è un qualcosa che è altamente soggettivo. Vabbè, Però sì, poi i gusti, insomma, lì è esatto, comunque personale. di fatto è un valore aggiunto, perché dà quel senso di progressione, di cartone animato young adult, queste cose qua che si dicono ormai, no? Per fare figo. Nel complesso sì, mi sono divertito e mi è piaciuto, è un bel gioco. Chi ama l'horror per Switch, ora sinceramente non so quanto costerà, perché anche se per me non è una discriminante, certamente tra 6 e 90 e 19,90, io ho visto dei prezzi assurdi sullo store di Nintendo Switch, ma di titoli anche tipo rimasterizzazioni di giochi Neo Geo del passato a 19 euro, 29 euro, è una follia secondo me, per Sì, quanto sono. fossero capolavori all'epoca, però insomma, non lo so. Il rapporto qualità-prezzo, insomma, è un po' da vedere. Allora, guarda, ti Sono posso preso a dire. 9, 9, 9 dollari, mi pare. Allora, sto guardando, è difficile capire perché sugli store non, come si dice, non mettono il prezzo in Certo. anticipo, tranne perché non c'è in pre-order più che altro, però sto guardando e su App Store, ecco Ah, no, ok. allora l'ho beccato su App Store, quindi iPhone, Che costa cosa? 5 dollari e Ah, ci sta. 49. Allora, guarda, su Switch è Però sicuro. la versione console PC costa 9,99, anche se al Allora, lancio ci sarà lo sconto a sì, 7,99. no, no, no. Guarda, sembra un discorso prosaico, però secondo me a 7,99 un gioco che ti porta via quelle 3-4 ore, se vuoi fare gli enigmi per bene, se non sei particolarmente skillato o pronto a cose del genere, anche 4 ore e mezzo, insomma, sicuramente, io ne ho messe 4 così. In questo caso, secondo me, vale anche il prezzo, nel senso che se mi sparavano un 19, non lo so.
avrei tentennato un attimo, l'avrei consigliato con lo sconto, avrei consigliato con Remo, le così. Però secondo me a prezzo di un biglietto del cinema, non lo so, mi sembra, e in generale comunque mi sembra una produzione ci può stare, insomma. Sì, molto attenta. Ma anche il fatto che ci sono delle scelte molto drastiche, nel senso, c'è la grana, non la puoi togliere, non c'è l'inventario. Sono scelte autoriali, insomma, che non vengono incontro al giocatore, anche se poi alla fine, ti ripeto, è un po' ruffiano nei dialoghi, un po' prevedibile, un po' cliché, però insomma, se questo deve essere penalizzato per essere cliché, allora abbattiamo tutto Netflix, dire, cioè, senza nulla togliere, però. No, chiaro, beh, però ci sta anche che, essendo comunque una piccola produzione indipendente, alla fine credo che se l'abbia fatta lui con forse uno o due collaboratori. Sì, sono uno e mezzo. Ci sta anche di dire, mi posso permettere di fare su alcune cose delle scelte un po' meno facili, se vogliamo, come diciamo, cioè, tipo, se questo stesso gioco fosse pubblicato da Electronic Arts, probabilmente non dovresti fare le foto allo schermo perché il personaggio prenderebbe appunti. Esatto. Perché schiacci start e c'hai lì tutto quello che ti serve. Mentalmente, volendo fare un volo pindarico, se non volevo interromperti, ti ho interrotto. No, ma ci ho detto No. quello. Cioè, volendo fare un volo pindarico, i difetti coincidono con i pregi, nel senso che magari chi può trovare i jump scare antipatici perché fondamentalmente furbi, cioè sbatte la porta, casca il bicchiere, eccetera, eccetera, il dover prendere gli appunti, il suo essere un po' telefilm anni 90, cioè un dark d'aria, sono tutti elementi che possono essere anche sicuramente dei pregi. E sicuramente il gioco è un titolo curato, si vede, insomma, non è un giochettino così. Io sono abbastanza basito dal fatto che su Nintendo Switch, ma anche sulle altre console, io gioco molto molto poco sul computer, cioè niente quasi sul computer, pochissimo sul cellulare. Una valanga di titoli proprio di una semplice, rippati direttamente dai cellulari, ma giochi di una bruttezza rara, sparati a 9 euro, 10 euro, ma neanche l'immagine della copertina, la copertina fittizia è carina, fatti proprio il senso del brutto. E devi scremare, insomma, tra questi titolini, non è facile, insomma, secondo me, attualmente. Questo titolo, se ci riesce, è bello, mi è piaciuto, mi ha convinto, insomma. Se si vuole giocare un'avventura horror senza troppe pretese, secondo me vale la pena, ecco. Bene, mi fa piacere perché comunque i suoi due giochi precedenti mi sono piaciuti, e comunque lui mi sta molto simpatico. L'ho incontrato in più occasioni e mi sembra un personaggio Sì, piacevole. stilizzato benissimo nella presentazione di ogni suo gioco, perché poi l'ho visto anch'io in un'intervista. Su YouTube, chiaramente non l'ho visto di persona. E sì, è un ragazzo molto vitale, divertente, insomma, brioso, ecco. E quindi per questo va solo su survival horror terrificanti, cioè, è sempre così. È sempre Vabbè, così. dai, Alone with You era un po' inquietante come atmosfera, No, sì, però non era era così sì, horror. era più, diciamo, intimista, ecco. Era più disperato che horror, depresso. Questo invece è worse than death, quindi più di questo, insomma, non si può. Però no, è carino. A parte scherzi, è carino. Bene, ok, ricordiamo che cioè, tu l'hai provato su Switch, abbiamo detto che esce anche su iPhone, iPad, però in arrivo anche su PlayStation 4, PC, Xbox One, quindi insomma si fa un po' tutte le Tutte piattaforme. le console possibili, immaginiamo. Esatto, ed esce domani, cioè no, aspetta, domani quando registriamo, esce l'8 ottobre, il giorno che pubblichiamo questo podcast, Esatto. perfetto. Ok, tra l'altro, siccome più o meno si parla di sono più o meno fantasmi quelli che ci sono nel gioco. Guarda, guarda, senza spoilerare ti dico che il plurale forse non è la cosa più adatta, però sì, diciamo che il gioco gioca molto sul sovrannaturale.
Però, vabbè, ci però mica il qui, insomma, che altrimenti. No, certo. Mi va bene come risposta. No, lo dicevo più che altro per ricordare chi ci ascolta che è in corso su Outcast.it la cover story a tema fantasmi. Luigi e fantasmi, sì, visto che c'è Luigi. Ma ci sta tutto, assolutamente. Esatto. E quindi, insomma, articoli vari, podcast, eccetera. Andate a curiosare se non l'avete ancora fatto. Per Worse Than Death, direi che se non hai altro da aggiungere, abbiamo detto tutto. Penso di no. Ok, va bene, allora ti ringrazio e grazie per l'ascolto e alla prossima sala giochi. Ciao, ciao ragazzi.